Beh, che era importante, lì ci sono due aspetti. Uno, c'è stata polemica su quello che riguarda l'operato di due agenti della municipale, l'altro quello che riguarda, diciamo, l'atto di violenza. Sulla prima parte direi che si sta procedendo nella giusta direzione, individuando questi delinquenti che poi verranno perseguiti a norma di legge. Per quanto riguarda i vigili, il sindaco Foti ha sottolineato che hanno fatto tutto ciò che era di loro competenza, come accertato anche della questura di Avellino. L'ha un po' pizzicata dicendo il mio collega parla un po' a sproposito, come risponde? Ma guardi, magari uno non prende per serio quello che ha detto il presidente Setti, perché magari può essere considerato di parte. Ma quello che dice Luca Toni, che è campione della nazionale, che ha giocato in tutta Italia, una persona indiscutibile, che non solo a caldo, ma ribadisce anche successivamente che c'erano due vigili lì nelle immediate vicinanze e non sono intervenuti, credo che a Luca Toni si possa dar credito e quindi sarebbe il caso che il collega sindaco verificasse l'operato di questi due, che non vuol dire la municipale di Avellino, vuol dire quei due lì che erano in quel momento in quel posto. L'aggressione contro il presidente Setti è stata condannata giustamente dal sindaco Foti. Lei non crede che forse anche i cori offensivi, terremotati e terroni dei tifosi veronesi nei confronti di quelli avellinesi vadano censurati? Sì, soprattutto quando si tratta di offendere sul piano personale in maniera cattiva, perché il coro sul terremoto, visto cosa è stata per l'Irpinia quel terremoto e quindi una strage di persone innocenti, su quello vanno stigmatizzati, vanno condannati, perché appunto l'attacco personale, lo sfottò da stadio ci sarà, lo stadio non è il teatro dell'opera, però attaccare su cose che fa male personalmente, quello è profondamente sbagliato. Come si può cominciare un processo di maturazione, no? Perché il calcio è sempre un po' lo specchio della civiltà, come si può, della società civile, come si può cambiare? Guarda, il calcio non è perché siamo quello specchio della società, nel senso che in uno stadio ci sono migliaia di persone, di quelle migliaia di persone normalmente il 90-99%, anche talvolta, sono persone tranquille, pacate, e poi ce n'è una esigua percentuale che fa un casino per tutti gli altri. Quindi ecco, per fortuna il calcio non è proprio quello che emerge, diciamo, del mondo del calcio, spesso non è lo specchio della società. Emergono alcuni pochi facinorosi, alcune poche persone offensive, alcuni che sono neanche tifosi, sono dei delinquenti, perché c'è anche chi va allo stadio solo per menare le mani, però ripeto, questi per fortuna sono una esigua minoranza, non rappresentano certo le città.